Ciao ragazzi, siamo qua con un nuovo video. Come potete vedere è imbardato, che fa freddino nonostante c'è il sole. Qua dietro potete vedere il banco di prova che ho installato oggi, così al volo, per provare che cosa. Adesso li vado a prendere un attimo. Ecco qua, per provare gli ottimizzatori offerti, ricordo, gentilmente dal Bed. Sono i Sungo, ok? Oggi li andiamo a testare. Adesso la stringa è configurata in modo che comunque la andiamo a vedere insieme. Ho fatto il parallelo per far sì in modo che copriamo un pannello, vediamo se in serie quanto cala e di quanto viene coperto. Viene coperto per la metà, vediamo che cadranno giù e poi andremo a installare questi, ok? Questi ottimizzatori della Sungo. Andiamo a coprire ancora il pannello e vediamo cosa succede. In teoria, per come è fatto l'ottimizzatore, ricordiamoci che è fatto per questi casi, nel senso, va in ombra un pannello e lui continua a produrre. Ok, adesso andiamo a vedere come li ho collegati. Vabbè, il parallelo comunque molto semplice, più più, meno meno, e poi li ho messi dentro nel tester. Due piccole cose prima di partire. Allora, partiamo col confronto col suo diretto rivale, diciamo, il Taigo. Questi poi alla fine del video più o meno vi dirò il prezzo, comunque sia poi me lo farò dire bene da Andrea, il prezzo finito a quanto verrebbe a costare. Allora ragazzi, al tatto comunque sia, in mano, come dicevo anche nello scorso video, uno dei primi video che ho fatto quando ho iniziato a fare video, al tatto è molto massiccio. Ho notato comunque adesso poi magari qua in giro vi lascio la scheda che c'è a bordo degli ottimizzatori, tutte e due. Ho visto che questo, il Sungo, supporta più stringa di Taigo. Quando dico più stringa, cosa voglio dire? Praticamente il Sungo supporta fino a 1500 volt, ok, in DC, mentre il Taigo a 1000. Poi ha un'altra cosa in più, questo supporta più amperaggio, quindi sulla carta ha uno short circuit, quindi cortocircuito di fino a 23 A, e comunque raccomandata, o comunque in continua, di ampere 21. Mentre col Taigo non è assolutamente così. Questi vi ricordo che sono pannelli da 270 l'uno, sono i vecchi che avevo montato io. Ora li sto provando più o meno, stavo erogando quasi 300 watt più o meno, adesso vediamo insieme. Ripeto, adesso andiamo a vedere cosa sta producendo la stringa, come sta producendo, dopodiché andremo a montare questo piccolino e andiamo a vedere come si comporta, ripeto. Allora, come potete vedere, collegamento alla sperindio. Ora, se andiamo a vedere, ok, la stringa sta producendo, spero di riuscire a farvelo vedere, 214. Ora andiamo a rinterrogarlo, vedi, testing 211, una corrente di 10 ampere, voltaggio di 35. Perché li ho messi in parallelo? Perché praticamente questo, se noi lo andiamo a girare, ok, vedete, accetta una corrente massima, una tensione massima di 60 A, quindi capirete anche voi che se lo collegavo in serie sciopava. Poi anche questo ho offerto gentilmente da Bed, perché il mio non si sa per X motivo è rimasto bloccato in dogana, quindi questo è. Ora andiamo a coprirlo e vediamo il risultato. Sto andando lì, vado a prendere un cartone. Allora, andiamo a coprire. Aspettate che prendo il telefono, così poi vi farò vedere nel video anche il telefono. Ok, sta producendo 211. Facciamo il testings 219. Andiamo a coprire la prima parte e vediamo cosa succede. 219, rimandiamo il test. 131. Vediamo già che lui è calato di brutto, capito? Quindi andiamo a coprire un altro po'. Simuliamo l'ombretta. 125, 82. Qua è proprio morta adesso, no? Lo andiamo a mettere così. Vediamo cosa succede.
Già così è un pelo diverso. Vedete? 119, ma noi proprio copriamolo. Adesso vado a prendere magari un altro pezzo che lo copro tutto e vediamo. Vediamo qua adesso. Non è cambiato molto, eh. Vedete che anche se lo copro tutto a metà, comunque sia, la stringa diciamo cade. Adesso andiamo a collegare l'ottimizzatore e vediamo con quello che è lì. Vediamo un po' come andiamo a finire. Ritiriamo via l'ambara d'amo. Posizionamento. Adesso l'ho messo qua, possiamo metterlo qua, è uguale. Quindi è molto, è proprio quasi uguale a Taigo come installazione. Vedete? Montiamo qua, sacchete, sacchete, poi la parte di in la distinguete qui perché vedete uno è più corto e l'altro più lungo. Questi sono gli ingressi del pannello, queste le uscite, ok? Mentre qui taggo sono tutti e due corti gli ingressi, qua sono tutti e due a sinistra o a destra dell'ottimizzatore, ingressi e uscite, ok? Quindi stacchiamo il più. Andiamo a verificare, di solito il più è sempre quello, giustamente, più, che combacia con l'MC4, meno, andiamo a ricollegare, come prima. Allora ragazzi, nel momento che noi li andiamo a collegare, funziona come i Taigo, noi andiamo a staccare il QR code. Ok, li mettiamo sulla nostra mappetta, comunque sia sulla piantina di come andremo a installare l'impianto, i pannelli, e poi successivamente, una volta che abbiamo montato l'ottimizzatore, possiamo andare a verificare col tester. Lascio qua sopra un'immagine, appunto, di come deve essere col tester quando noi verifichiamo. Una volta che noi abbiamo intorno ai 0,9 vuol dire che l'ottimizzatore sta funzionando. L'ottimizzatore va in una sorta di sicurezza. Questa sicurezza appunto è per l'antincendio. Una volta che poi noi colleghiamo, adesso vi faccio vedere. Stavo dicendo, una volta che noi colleghiamo la sua centralina, la sua CCA come la vogliamo chiamare, ok, una volta che noi colleghiamo questa, quindi spostiamo questo. Noi diamo alimentazione, ok? Poi andremo dentro, qua sotto se noi andiamo a guardare, abbiamo, spero che si veda, out in, out 2 in 2, out 1 in 1, ok? Quindi noi andiamo dentro con i positivo della stringa dell'ultimo ottimizzatore, ok? E poi usciamo con questo, con negativo. E andiamo alla stringa. Questo è per due stringhe. Praticamente una volta che noi lo colleghiamo, lo accendiamo, gli diamo alimentazione, lui rileverà e farà partire tutti gli altri ottimizzatori che lui sente. Automaticamente si accopperà e sentirà gli ottimizzatori, li darà via. Ripeto, lui inizialmente sentirà una tensione. Comunque se noi andiamo a test col tester a verificare, avremo 0,9. Una volta che abbiamo questa tolleranza di tensione, vuol dire che l'ottimizzatore sta funzionando, ma appunto è in protezione in quanto non rileva la sua centralina. Ok, questa protezione è per l'antincendio. Può essere un bene come può essere un male, poi lo vedremo. Ho deciso di praticamente fermarmi qua e dividere il video in due volte, praticamente, perché sennò come solito diventa pappardello. Come stavo dicendo un attimo fa, ragazzi, ho deciso di dividere il video appunto in due parti, perché sennò poi, come solito, a me non mi piace fare video lunghissimi. Allora, io mi sono accorto di questo, diciamo, problema, che all'inizio pensavo che fosse un problema, perché partivo da una base che erano i Taigo, no? I Taigo noi li collegavamo
nel pannello, poi se io andavo col tester stesso a verificare o la stringa, l'intera stringa o il singolo ottimizzatore, praticamente avevamo la tensione di voce di quella che era il pannello. Quando io sono andato a testare appunto l'ottimizzatore mi dava 0,9, ho detto qua c'è qualcosa che non va. Ho sentito anche Andrea, poi ringrazio infinitamente ancora Andrea perché si è mosso, ha sentito un suo amico che ce li ha già, il Sungo, li sta usando tuttora ed è contento del Sungo. E appunto mi ha confermato che fino a quando non viene collegato il gateway, praticamente l'ottimizzatore ha una sorta di, praticamente, di protezione. Ok, mi viene in mente, come poi ho parlato anche con Andrea stesso, ha detto anche lui, che i Taigo appunto hanno questo sgancio per quanto riguarda l'antincendio o comunque sia questa protezione. Invece i Sungo è tutto in uno e questo è un bene perché praticamente alla metà del prezzo più o meno, poi ne andremo a parlare nella seconda parte del video, noi abbiamo dentro ottimizzatore e anche lo sgancio per quanto riguarda l'antincendio. L'altro, tra virgolette, neo è che bisogna per forza avere la centralina per farli funzionare. Noi poi nel secondo video vedremo che col collegamento della centralina lei va a fare praticamente va a controllare quanti ottimizzatori ci sono e di conseguenza poi, tra virgolette, li attiva, gli dà il consenso e attiva tutta l'intera stringa. Ripeto, nel secondo video andiamo a vedere il collegamento dalla centralina, la messa in funzione degli ottimizzatori e andremo a vedere appunto come lavorano facendo sempre come abbiamo fatto in questo video, cioè tappando o comunque sia oscurando il pannello vedendo come lavorano. E infine andremo a vedere l'applicazione da telefono, perché appunto hanno anche l'applicazione da telefono, come funziona e tutto il resto. Adesso vedo se dividerlo in due o in tre parti, ok? Niente, io sono arrivato alla fine del video, ragazzi. La fine della prima parte. Vi ricordo, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel likes perché mi sto rendendo conto che praticamente mi fa piacere ricevere i like e le iscrizioni perché appunto mi danno un motivo in più per andare avanti. Ringrazio sempre e infinitamente il gruppo Telegram, ringrazio voi tutti iscritti e come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!